Mister Apollo Quartucci è arrivata alla prima sconfitta in campionato per il Ciliverghe, vince la Casatese 4-1 a casa Cili. Cos'è mancato oggi? No, non è mancato nulla, e bisogna fare, noi allenatori dobbiamo imparare quando si perde a dare merito agli avversari. Gli avversari sono riusciti a fare 4 gol e a vincere la partita, e noi abbiamo fatto nelle nostre possibilità la nostra gara, e probabilmente non sono riuscito a prepararla bene durante la settimana. I ragazzi hanno fatto il massimo di quello che potevano fare, quindi è una sconfitta figlia mia, dove ho tantissime responsabilità. I ragazzi hanno fatto la loro gara, lavoreremo, mercoledì torneremo in campo e si guarda avanti. Certo, quando hai la possibilità di scendere in campo è un grande regalo, dobbiamo essere bravi a prendere questa delusione e trasformarla in voglia di lavorare, in positività, cercando di migliorare le nostre qualità e cercare appunto di fare il risultato già la prossima. Alessandro Teglia, capitano del Ciliverghe, oggi la partita l'hai vista da fuori dal campo, però mi hai chiamato te, mi hai detto che te che volevi fare questa intervista, un Ciliverghe che trova la prima sconfitta stagionale, come l'hai vista? È stata una sconfitta, allora, sul tabellino pesante, perché comunque è un 4-1, ma in realtà poi è stata decisa dagli episodi. Abbiamo anche tenuto bene il campo, secondo me. Purtroppo dobbiamo ancora capire che in questa categoria gli episodi e i dettagli sono fondamentali. Sarà un passaggio importante per noi per arrivare comunque a capire che non possiamo avere neanche un calo di tensione in tutti i 90 minuti, ma sono fiducioso che la strada comunque è quella giusta. Sì, la voglia è tantissima, non vedo l'ora di rientrare, ma soprattutto per dare una mano a questo gruppo che merita che io gli dia una mano, e stanno facendo benissimo. È un incidente di percorso, come ripeto oggi, ma sono sicuro che già mercoledì con l'atteggiamento giusto andremo a fare una grande partita contro la Castellanzese.